Welcome to the Word and the Spirit. Benvenuti alla Parola e allo Spirito. We're excited to be with you today. Siamo felici di essere insieme. I believe God is really going to speak to us today. E credo che il Signore veramente ci vuole parlare oggi. Today we're going to be talking about the fast of Jesus. Parleremo di quando Gesù digiunò. We know that when Jesus was baptized. Sappiamo che quando Gesù andò a farsi battezzare, the Father said, "This is my beloved Son in whom I'm well pleased." Si udì una voce dal cielo che diceva: "Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltate, in lui mi sono compiaciuto." Scusate. Before he ever did a miracle, the Father said, "I'm pleased with you." Prima che lui cominciasse a fare qualsiasi miracolo, Dio già dichiarava di essere compiaciuto di suo figlio. So Jesus wasn't fasting to get his Father's approval. Quindi, perché Gesù digiunò? Non per avere l'approvazione del Padre. And neither should you and I. E neanche noi dovremmo digiunare per cercare l'approvazione di Dio. But fasting is a tool that draws us closer to Jesus. Ma il digiuno è uno strumento per farci andare più vicini a Dio. What do I mean by that? Cosa voglio dire? Jesus he spoke to his disciples. Gesù disse ai suoi discepoli. He was basically saying when the bridegroom leaves, then they're gonna fast. Quando lo sposo sarà andato, allora digiuneranno. They were coming to him and they were saying, "John's disciples, they're fasting all the time, but what about your disciples?" A volte leggiamo di persone che andavano da lui dicendo: "Perché i discepoli di Giovanni digiunano, ma i tuoi discepoli non digiunano?" He said, "The bridegroom is with them now." E Gesù diceva: "Lo sposo è con loro e non è tempo adesso di digiunare, ma il tempo arriverà in cui lo sposo sarà loro tolto e allora digiuneranno." But when I leave them, then they will fast. Quindi sarà il tempo di digiunare. I don't know about you. Non so voi. I got married in Italy. Io mi sono sposato, da quando sono sposato vivo in Italia. And for you Americans watching, in Italy we have long weddings. E per coloro che non sono in Italia e hanno altre abitudini, ho capito che i matrimoni in Italia, al sud Italia, sono molto lunghi. We eat a lot of food. Quindi i banchetti nuziali sono lunghissimi, ma si mangia tanto tanto cibo. We really, really celebrate. E davvero si fa una grandissima festa per gli sposi. The first Italian wedding that I ever went to was my own, so I was in for a big surprise. Il primo matrimonio all'italiana, italiano, al cui ho partecipato, è stato il nostro matrimonio, quindi ero coinvolto in prima linea ed è stata una grandissima sorpresa. I think we started at 11 that day and my wife and I left at probably around 11 p.m. Ok, quindi la cerimonia c'era stata intorno alle 11 di mattina e il pomeriggio, insomma, si è mangiato fino alla sera. Abbiamo lasciato il luogo dove abbiamo celebrato forse alle 11 di sera. But we weren't fasting and our guests were not fasting. Ma non era tempo di digiunare, neanche i nostri ospiti, i nostri invitati dovevano digiunare, era il tempo di celebrare. Jesus was saying the same thing concerning his disciples. E Gesù parlava dei suoi discepoli allo stesso modo. He said, "They're with me now." Loro, lui diceva, ora sono con me. We find even in 1 John. Anche in 1 Giovanni. John is saying, "We touched the word. We handled the word of life." Giovanni dice: "Abbiamo, i nostri occhi hanno toccato ed ascoltato la parola della vita." In other words, he and the disciples, they were with Jesus for those 3 years. Quindi per 3 anni Giovanni e gli altri discepoli vivevano a stretto contatto con Gesù. So Jesus was basically saying this. E Gesù stava dicendo quindi questo: "I'm gonna leave." Io vi lascerò. "And then they're gonna mourn for me." E sarete, all'inizio sarete tristi. They're gonna miss me being with them every day for those 3 years. A loro mancherà avermi proprio in carne ed ossa
con loro per 3 anni. And then they're going to fast because they're lovesick for me. Poi digiuneranno perché saranno malati d'amore, come la sposa del Cantico dei Cantici. And when they turn away from the things of this world. E quando distoglieranno gli occhi dalle cose di questo mondo. When they give themselves to me in prayer and fasting. Ma si dedicheranno a me in preghiera e digiuno. They're going to experience the Holy Spirit on a greater level. Allora sperimenteranno lo Spirito Santo a un livello maggiore. So they weren't fasting to get God's approval. Quindi non dovevano digiunare per ottenere l'approvazione di Dio. But fasting is a tool. Ma il digiuno è uno strumento. And whenever we fast, quando noi digiuniamo, we turn our eyes away from everything else. Noi distogliamo lo sguardo dal resto. We say, Jesus, you're all that will satisfy. E diciamo, Gesù, tu sei l'unico che davvero ci può saziare. Prayer is very powerful. La preghiera è uno strumento importantissimo, potentissimo. But when you mix prayer with fasting, it's like dynamite. Ma quando è combinata la preghiera con il digiuno, è veramente dinamite. Things happen in your life on a faster basis. Le cose accadono nelle nostre vite a livello accelerato. I can remember whenever I was pursuing my wife. Ricordo quando stavo pregando per mia moglie. I did 3 21-day Daniel fast in a 2-year time. Per in 2 anni ho fatto 3 volte il cosiddetto digiuno di Daniele. And on 2 of those fasts, my wife and I had not been texting each other or communicating on email, and on the 21st day of both of them, she all of a sudden responded. Or she started communicating. E in 2 di questi 3 digiuni di 21 giorni, io e mia moglie, no, all'epoca insomma non eravamo insieme e non eravamo in non ci scrivevamo molto, cioè non ci scrivevamo proprio, ma il 21esimo giorno, quindi l'ultimo giorno del mio digiuno di Daniele, in entrambe le volte lei mi scrive, risponde alla mia email, scrive un'email, mi scrive un'email il 21esimo giorno, quindi l'ultimo giorno stabilito del digiuno di Daniele. And on the third fast, e la terza volta che faccio questo digiuno di Daniele, I did not tell my father in the United States that I was pursuing an Italian. Non avevo ancora detto ai miei genitori che stavo che ero interessato a una ragazza italiana. He got me a gift from Italy. E lui mi regala, mi fa un dono che era stato, c'era scritto manufatto in Italia. So what does fasting do? In America. Quindi cosa fa il digiuno nelle nostre vite? It can speed things up. Può accelerare le cose. It can give you breakthrough. Ci può dare, può aprire una breccia dove c'è chiusura. So it's not that I'm trying to earn God's favor by fasting. E ripeto, non sto cercando di guadagnarmi il favore di Dio nella pratica del digiuno. But it makes my heart more sensitive to the Holy Spirit. Ma è il mio cuore che diventa più sensibile alla ricezione delle cose dello Spirito Santo. My spiritual senses are more in tune to what He's doing. I miei sensi spirituali sono più sintonizzati a quello che lo Spirito sta facendo. I can hear him more clearly. Lo riesco a sentire più chiaramente. It's kind of like whenever you're listening to a radio. È come quando ascoltiamo le radio. Especially those old radios with the little hand dial. Quelle vecchie radio con questa manopola per sintonizzare. Sometimes they're static and it's just. E per raggiungere una stazione chiara, cioè, quindi c'è questo rumore, no? E io devo sintonizzare. Sometimes you feel like your prayers are not breaking through. Tante volte noi sentiamo questo rumore statico nella nostra vita di preghiera e sembra che le nostre preghiere non raggiungano un obiettivo. But when you add fasting to prayer, all of a sudden that dial changes and you can hear more clearly. Ma quando aggiungiamo il digiuno alla preghiera, sembra che ci si sintonizzi in modo più preciso. So back to Jesus. Quindi tornando al digiuno di Gesù. Let's read Matthew 4 and we're going to read
1 through 9. Matteo 4 da 1 Excuse me, through 10. A 10. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil, and when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, he shall give his angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone." Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. E il tentatore avvicinatosi gli disse, "Se tu sei figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pani." Ma egli rispose, "Sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio." Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa e lo pose sul pinnacolo del tempio. E gli disse, "Se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Poiché sta scritto, egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti con il piede contro una pietra." Jesus said to him, "It is written again, you shall not tempt the Lord your God." Again, the devil took him up on an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I will give you if you will fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve." Gesù gli rispose, "È altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo." Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra il monte, un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli, "Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori." Allora Gesù gli disse, "Vattene, Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il tuo culto, la tua adorazione." Allora il diavolo lasciò ed ecco gli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano. So Jesus went through testing. Gesù dovette attraversare la prova, la tentazione. The Father was already pleased with him. Il Padre era già compiaciuto, come abbiamo detto, di lui. Yet the Spirit led him into the wilderness to be tested for 40 days. Eppure lo Spirito lo condusse nel deserto per metterlo alla prova per 40 giorni. Who else did a 40-day fast? Chi sono gli altri che hanno anche fatto digiuni di 40 giorni? We also know that Moses and Elijah in the Old Testament did that. Nel Vecchio Testamento leggiamo di Mosè e anche Elia che fecero digiuni di 40 giorni. This 40 is a dominion number. E il numero 40 è un numero che simboleggia il dominio, avere dominio. And whenever we look at these passages, quando leggiamo questi passi, Jesus is defeating the devil with the word of the Lord. Vediamo come Gesù combatte, vince il nemico con la parola. These same scriptures that he's using are what Moses wrote in Deuteronomy. E i stessi versi che lui usa per combattere il nemico sono i versi che Mosè ha scritto in Deuteronomio. You know, the devil tempted Jesus with food. Il diavolo tentò Gesù con il cibo. The children of Israel were tempted, they were hungry. E anche il popolo di Israele, leggiamo, nel Pentateuco aveva fame. And God gave them manna in the wilderness. Ma Dio provvide per loro manna nel deserto. Moses said that God was allowing them to be tested so that they
they would see what was in their heart. E Mosè disse che Dio stava li stava mettendo alla prova per vedere cosa avevano nel cuore. And also whether they would obey the Lord or not. O se avrebbero obbedito a Dio oppure no. So the same is with you and me. La stessa cosa è per noi. Whenever we're fasting, quando noi digiuniamo, and we turn away from the things that bind us, e ci allontaniamo, distogliamo lo sguardo da le cose che ci legano. We're not just turning away from the things that we don't like. E non sto solo parlando delle cose che non ci piacciono. We're even turning away from the things that are good for us. Ma distogliamo anche lo sguardo dalle cose buone che sono normalmente buone per noi. Food in itself is not sinful. Il cibo in sé non ha nulla di peccaminoso. You need bread to live. Abbiamo bisogno di pane per nutrirci. Jesus even said you're not going to live by bread alone, meaning sometimes you need some bread. Gesù anche ha detto l'uomo non vive di pane solamente, significa che c'è bisogno di pane per vivere. But our body and our soul is conditioned to the things of this world. Ma il nostro corpo, la nostra anima è legata alle cose di questo mondo. So when we turn away from the things that we have emotional attachments to. Ed è condizionata alle cose di questo mondo. Quindi noi ci distogliamo lo sguardo, l'attenzione dalle cose alle quali siamo attaccati. We tend to find how addicted we are to those e things. Tante volte quando parliamo con queste cose normali, ci rendiamo conto di quanto siamo dipendenti da altre cose. Even the things that are not necessarily sinful. Anche quindi cose che non sono necessariamente in sé peccato. And you'll find this when you go on an extended fast like Jesus did. E si scopriamo di questo attaccamento alle cose di questo mondo, specialmente durante digiuni più lunghi. There are days when you feel the Spirit of God just heavy upon you in grace. Sentiremo lo Spirito di Dio sulla nostra vita in un modo tangibile, come una coperta, no? Che proprio pesa, sentiamo il cui peso sentiamo su di noi. Sì. But there are other days when you're annoyed. Mentre altre volte potremmo sentirci annoiati. People don't want to be around you. E magari le persone, o magari frustrati, un po' nervosi, e le persone cercheranno di evitare. That food that you've given up has been comfort to you. Perché magari il cibo a cui tu hai rinunciato era stato in un certo senso una consolazione, quindi era consolatorio per te, ma adesso vieni privato di questa sensazione, insomma, di dolcezza, di piacere dato dall'introdurre cibi nel tuo corpo. Maybe the entertainment that you've given up has been comfort to you. O forse hai tagliato con l'intrattenimento, con i media per un periodo di digiuno e ti rendi conto di come queste cose erano per te uno svago ed erano diventati molto importanti per te. But now it's not there. E magari adesso hai deciso di dedicarti alla preghiera e manca questo aspetto. That's why we call it fasting. Per questo noi lo chiamiamo digiuno. Because you have made a statement. Con il digiuno, quindi tu hai fatto una dichiarazione, dichiari. The only person that can satisfy me now is Jesus. Signore Gesù, tu sei l'unico che mi può saziare e voglio togliere in questo periodo di tempo queste cose dalla mia vita. So whenever you fast, quando tu digiuni, some of the things that you've kept buried, they now rise up. Succederà che alcune cose che tenevi sotterrate nella tua vita vengono a galla. Anger, lust. E sto parlando quindi anche di rabbia, di concupiscenza. Depression. Depressione. See, before you were medicating those things. Prima usavi dei palliativi che coprivano queste ferite, diciamo. That unforgiveness that you had in your heart, you were medicating it. O magari questa mancanza di perdono che era lì e tu non te ne rendevi conto perché era coperta da questi palliativi. You weren't bringing it to the Lord. You
you were just saying, let me fill my life with all of these things. Non la presentavi davanti al Signore e dicevi, fammi riempire la mia vita con tutte queste cose, mi distraggono da questa, da questo dolore, da questa cosa che dovrei trattare. If I fill my life with all this stuff, then I don't have to be alone with myself. Perché così, se riempio la mia vita con questa cose, non mi ritroverò solo davanti a me stessa a doverle necessariamente affrontare. Well, when Jesus fasted, it was just Jesus, the Father, and the devil. Quando Gesù digiunò, era solamente Gesù e il Padre, e poi vediamo il diavolo. And Jesus did what you should do. E Gesù ha fatto quello che tutti noi dovremmo fare. He surrendered himself fully to the Father's will. Si arrese totalmente alla volontà del Padre. And he defeated the enemy with the word of God. E sconfisse il nemico con la parola di Dio. But Jesus said something else. Ma Gesù disse anche un'altra cosa. He said, Satan's coming, but he has nothing in me. Dice, ora viene il principe di questo mondo, Satana, ma egli non ha nulla in me. Jesus was sinless. Lui era senza alcun peccato. The perfect Lamb of God. L'agnello perfetto, immacolato di Dio. So him being baptized and him fasting was a model for us. E quindi il suo battesimo e il suo digiunare costituiscono un modello per noi. By him fasting, he was touched with a feeling of our weaknesses and infirmities. E il suo digiunare, nel suo digiunare noi vediamo di come lui era toccato e simpatizzante, diciamo, con la nostra debolezza, riuscì a simpatizzare con le nostre debolezze. But Jesus was a man full of the Holy Spirit. Ma era così pieno di Spirito Santo. He had no side issues. Che non aveva problemi da risolvere, diciamo, interiore o cose da guarire nella sua anima, ma costituiva un modello per noi. Because he was totally surrendered to his Era father. Totalmente arreso alla volontà del padre. But you and I, we're a little different. Io e te siamo un po' diversi. Whenever we fast, things are going to come up. Quando noi digiuniamo, vedremo che delle cose vengono in superficie. Is a good thing. Ed è una cosa buona. Because now you can repent. Perché quando vediamo queste cose vengono in superficie, allora noi le vediamo, ci possiamo ravvedere e quindi tornare dal Signore. And your Bible says that if you repent, la Bibbia dice se vi ravvedete, he's faithful and just to cleanse you from all unrighteousness. Lui è fedele e giusto a purificarvi da ogni vostra iniquità. You have an advocate with the Father, Jesus Christ. Abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo. The beautiful thing is that after Jesus fasted, la cosa meravigliosa è che dopo il digiuno di Gesù, the Bible describes him as a great light. La Bibbia parla di lui come una grande luce. What does that mean for us? Che cosa significa? When you come out of a period of fasting and prayer, quando tu vieni fuori da completi un periodo di digiuno e di preghiera, when you follow this model of Jesus, seguendo il modello lasciatoci da Gesù, God is going to touch you. Dio ti toccherà. God is going to transform you. Dio ti trasformerà. And the light of God is going to be upon you. E la luce di Dio sarà così forte su di te. He wants to make his face to shine upon lui you. Lui vuole far riflettere, rifulgere il suo volto su di te. And we find also in this chapter, e anche leggiamo in questo capitolo, that after Jesus fasted, che dopo il digiuno di Gesù, what was his message? Quale fu il suo messaggio? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. You see, repentance is the foundation. Il ravvedimento è il fondamento. In Hebrews 6, before faith towards God, there's repentance. In Ebrei 6, dove parla delle fondamenta, c'è il ravvedimento prima della fede in Dio. John the Baptist was a repentance preacher. Giovanni Battista era un predicatore di ravvedimento. Fasting is a form of repentance. E anche il digiuno è, diciamo, una forma di ravvedimento. John the Baptist lived a fasted lifestyle. Giovanni Battista viveva una vita di digiuno, proprio uno stile di vita di digiuno.
digiuno. I actually have some hobbies in my life. Io ho degli hobby con i quali insomma mi svago nella mia vita. But this man, John the Baptist, I don't even think he had a hobby. Ma non immagino Giovanni Battista avere neanche un hobby. He just preached repent. Lui era totalmente predicava soltanto ravvedimento. He was consumed with the bridegroom. Lui era totalmente consumato dallo zelo per lo sposo Gesù Cristo. And then Jesus, he follows that model. E Gesù anche seguì la stessa strada. He fast. Lui digiunò. Just as Moses and Elijah fasted, Jesus fasted. Proprio come Mosè ed Elia digiunavano, così digiunò anche Gesù. And that's what you and I need to do. E noi dobbiamo fare anche la stessa cosa. And Jesus said this. Gesù ha detto. He said when you fast. Quando digiunerete. He didn't say if you fast. Non ha detto se digiunate, se vi capita. He said when you fast. Ma dice quando digiuneranno. I had a friend of mine one time told me that they said this to me. Una volta un amico mi ha detto. They said I'll fast if Jesus tells me to fast. Io digiuno se Dio me lo dice. I said, well, how many years has it been since you fasted? E io ho detto, ok, quando è l'ultima volta che Dio ti ha detto di digiunare? And they couldn't remember the last time they e fasted. E lui non ricordava l'ultima volta che Dio gli avesse detto di digiunare. I said, well, maybe you're not listening. E io ho detto, forse il Signore, cioè non stai ascoltando la sua voce, perché credo che Dio voglia farci digiunare, no? Because Jesus said when you fast. Perché Gesù ha detto quando digiuneranno i miei discepoli. Fasting is a tool of warfare. E il digiuno è anche uno strumento di guerra. And all across the world right now, early in the year. In tutto il mondo all'inizio di quest'anno. People are fasting. Le persone stanno digiunando. Because they're hungry. To make things better in 2022. Perché hanno fame, sono desiderosi di migliorare le cose in questo nuovo anno, il 2022. They're hungry for breakthrough and change. Hanno, sono disperati per ricevere direttive per questo nuovo anno. And just as Jesus was a great light, they want the light of heaven to shine through them. E vedere un cambiamento. E proprio come Gesù era una grande luce, così loro vogliono essere la luce di questo mondo in questo tempo. So let's pray. Vogliamo pregare. Father, in Jesus' name. Padre, nel nome di Gesù. I don't know when you want my friends to fast. Signore, io non so quando tu vuoi che i miei amici digiunino. That's between you and them. E questa cosa riguarda te e loro. But Lord, when you call them to fast. Ma quando tu li chiami a digiunare. I ask you right now. Io ti chiedo, Signore, release upon them right now the grace for fasting. Di rilasciare su di loro la grazia di digiunare. Release upon them the spirit of prayer. Rilascia su di loro uno spirito di preghiera. Lord, make it easier in 2022 for them to read the Bible. Signore, fa che quest'anno, nel 2022, sia facile per loro leggere la Bibbia. For them to pray and fast. Che possano digiunare, pregare. We just bless them in Jesus' name. Noi vogliamo benedire nel nome di Gesù. Amen. Amen. See you next week. Ci vediamo la prossima settimana.